Per l'Abruzzo oggi è il giorno dell'Open Day regionale per le vaccinazioni contro Covid e influenza. La nostra regione è quart'ultima in Italia per numero di vaccinazioni effettuate nei confronti di persone di 80 anni e oltre, ha fatto scattare di nuovo una mobilitazione per allargare la platea dei protetti da Covid e influenza. Per la giornata di oggi è stato attivato un nuovo Open Day vaccinale senza necessità di prenotazione nei centri vaccinali attivi nelle quattro province delle città capoluogo e nei centri principali. L'iniziativa è promossa dalla Regione Abruzzo e coinvolge tutte le categorie a maggior rischio di complicanze da Covid, oltre a chi non ha ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale. Nel Teramano sono due centri individuati per questa giornata. Sì, le due sedi operative sono Teramo, Contrada Casalena, l'ambulatorio vaccinale, e San Domero presso l'ospedale, nella palazzina della riabilitazione, della medicina fisica e riabilitativa. Offriamo ovviamente un open day dedicato all'influenza e al Covid. Sembrerebbe il 5 gennaio che non sia più necessario né l'una né l'altra? No, perché i virus continuano a circolare, non solo Covid, antinfluenzale e anche altri virus di tipo respiratorio. La sintomatologia è anche molto simile fra l'una e l'altra patologie, per cui cerchiamo di proteggerci per evitare sia la malattia e le complicanze della malattia, ma cerchiamo anche di fare un bene anche agli altri, oltre che a noi stessi, perché con la vaccinazione interrompiamo la circolazione dei microrganismi. La vaccinazione è consigliata anche a familiari, conviventi e caregiver di persone con fragilità. È vero che il Covid in modo particolare è una patologia che adesso non ci allarma più dal punto di vista clinico, ma è anche vero che dipende dal soggetto che si ammala. E dipende anche dal come il soggetto in quel momento, dal punto di vista immunitario, può reagire. Quindi comunque abbiamo un'arma, ricordiamocela, abbiamo un'arma che è la vaccinazione, usiamola. Prevenzione, ecco, per non prendere il Covid. Il vaccino antinfluenzale l'aveva già Sì, fatto. l'avevo già fatto dal medico di famiglia. Mi mancava questo, sono venuta qua. È tutto. Grazie Oddio, mille, signora. speriamo.